Antonio. Millenovecentonovantasette e 1998. Ho scelto di fare l'obiettore per una scelta consapevole. A quel tempo facevo gli scout, ero un educatore, per cui mi sembrava doveroso, per spirito di servizio, abbracciare un ideale fondamentale di contrasto alla guerra. A quel tempo testimoniavamo agli scout i nostri ideali, no? Che era la pace, la non violenza, e quindi era stata una scelta consapevole e, fra virgolette, non obbligata, ma proprio una scelta naturale per me. Sicuramente ha cambiato la mia vita. Se sono qui è perché ti sto testimoniando un cambiamento, non solo nella mia vita, ma anche nel territorio di Lamezia. Da tanto tempo, sono 10 anni che ha cambiato la mia vita. Oggi, ancora oggi, testimonio questa cosa attraverso un'attività di servizio che faccio in ACI Servizio Civile, sia a Lamezia che in Calabria, per cui posso dire sicuramente che mi ha cambiato la vita e ha cambiato anche la vita di molti obiettori di coscienza. Che insieme al lavoro mio e di tutto lo staff che segue ACI Servizio Civile Lamezia, sicuramente hanno dato e stanno dando un contributo significativo nel territorio. E cambiare il territorio significa un po' cambiare, insomma, la propria vita. Esperienze significative ce ne sono state tante, diciamo giusto 3-4 che oggi ricordo, sono passati 20 anni. E lì una delle esperienze, diciamo, più belle e più pregnanti era l'attività fatta al Galeone, un centro sociale per cui avevo a che fare con i ragazzi facendo recupero scolastico, facendo attività di musica e di animazione con loro, per cui quello era una di quelle esperienze fatte quindi con minori importanti anche in un territorio difficile come era quello di Bella. Una delle altre attività significative, 20 anni fa, internet cominciava gli albori e quindi ci inventammo un servizio di rassegna stampa online. Ancora il sito della Repubblica non esisteva, o anche i dati trasmessi durante le elezioni. Quindi sono tutte attività di comunicazione fatte nel territorio che erano innovative per quel tempo. Dicevo, parliamo di 20 anni fa. E quelle mi ha segnato professionalmente, se vogliamo dire così. E la terza. Non è l'ultima, ma su tutte le attività invece culturali che ogni giorno pensavamo, inventavamo, cercavamo di costruire, chiaramente con una sostenibilità in quel tempo dove insomma, le risorse erano poche. E quindi questo ci ha impegnato tantissimo e ci ha consentito poi di progettare insomma, eventi che ancora oggi, come il cinema, sono diciamo, una caratterizzazione dell'ARCI e del territorio di Lamezia. ARCI Servizio Civile a Lamezia nasce prima con l'ARCI, con la gestione degli obiettori di coscienza ovviamente, dopo si trasforma con la legge 64, per cui nel 2001 di fatto viene costituita ARCI Servizio Civile a Lamezia Terme e Vibo Valentia. Nel 2007 diciamo, Ivan Fabio D'Urso mi chiede di occuparmi di questa, insomma, dello sviluppo di ARCI Servizio Civile, per cui accettiamo una sfida insieme ad Antonella e ad altri, a Gennaro, a Giovanna, cioè quella di provare a costruire sul territorio attività ed esperienze significative, avendo a che fare con enti che in quel momento gestivano 1500-1600 volontari in Calabria. Per cui fu una sfida impari, se vogliamo. Oggi siamo qui, lo possiamo testimoniare, in questi giorni partirà un bando con oltre 70 ragazzi, quegli enti che prima gestivano quei 1500 volontari sono spariti nei meandri di una gestione fallimentare, di un servizio civile che favoriva ovviamente delle cose abbastanza borderline nella loro gestione, no? Per cui non mi voglio soffermare su questo, ma sicuramente possiamo dire che dopo 10 anni, dal 2007 ad oggi, abbiamo creato una struttura che è credibile sul territorio. Per cui il servizio civile di fatto ha una lunga storia e questi 10 anni testimoniano un impegno di tutti sul territorio per costruire percorsi realmente significativi per i volontari.